Non credo che sia il caso di preoccuparsi finché non comincerà ad arrivare qualche informazione dalla California. Però certo, adesso incomincia a innervosirmi. Era meglio aspettare la nostra macchina. Non è il tassista che mi preoccupa. Mi preoccupa andare in California senza adeguata preparazione. Quella sarebbe una cosa che... Sotto questo... Lei è Palantine, il candidato alla presidenza. Sì, sono io. Io sono un suo sostenitore, sa? A tutti quelli che salgono su questo tassì, gli dico di votare per lei. Ah, la ringrazio. Travis. Lei vince, perché tutti quelli che conosco votano per lei. Io volevo attaccarci la sua fotografia qui, ma i padroni non vogliono perché dicono che è contro il loro interesse. Ma non capiscono niente loro. Sono un branco di fessi. Beh, lo vuol sapere, Travis? Io ho imparato sul conto degli americani molte più cose viaggiando in tassì che sgobbando sui libri di scuola. Ah, sì? È la verità. Ah. Posso farle una domanda, Travis? Certo. Qual è la cosa della nostra nazione che le sta più a cuore? Ma non lo so, io non sto molto dietro alle cose della politica, non lo so. Ci pensi bene e la trova. Beh, chiunque eleggono deve ripulire questa città, perché questa città fa proprio schifo, e da tutte le parti poi, gentacci, roba da rivoltare lo stomaco. Chiunque diventa presidente, prima di tutto, deve darci una ripulita, capisce cosa dico? Certe volte il puzzo ti piglia la gola e ti fa venire il mal di stomaco, capisci? È come se ci si soffoca. Io credo che quello che diventa presidente prima di tutto deve buttarla nel cesso tutta questa immondizia e poi tirare l'acqua. Io credo d'aver capito il suo punto di vista. Ma non sarà una cosa facile. Bisognerà fare dei cambiamenti radicali. Altro che...